Grazie, oggi faremo il tutorial dell'orecchino Comet. Allora, ci occorre uno chaton da 4, poi ci servono le pip, le pellet o le diavolo e super duo rocaille 11.0 e sto usando anche Swarovski da 2 mm e mezzo. Filo di nylon 0,15, ago e ok, inseriamo sul filo lo chaton, lo portiamo alla fine del filo e praticamente, allora, io sto uscendo da questo lato, mi vado ad inserire in questo lato. Così. Giro lo chaton in modo che è più facile. Ok. Tiro. E in questo modo vado a bloccare il mio chaton. Poi rientro dal lato. Ok, e vado a fare nodino, un paio di nodini. Ok, uno e due, eccolo qua. Adesso io rientro lateralmente nel mio chaton, così, e tiro. E il filo in più, il filo che ci è rimasto, lo tagliamo. Ok, adesso sto uscendo da qui con il chaton, vado a caricare una perlina pip sull'ago e mi inserisco di lato. Così e tiro, ecco fatto. Poi adesso sto uscendo da qui, dal davanti, vado a prendere un'altra perlina pip, così, e mi vado ad inserire così di lato, tiro. Ok, prendo un'altra pip adesso sto uscendo, questo è il filo qui e mi vado ad inserire sempre di lato dal verso da cui sta uscendo il filo. Se trovo il buchino per uscire, bene. Rimaniamo fermi qui. Aspettate che. Ecco qua. Così e tiro il mio filo e devo inserire l'ultima perlina pip. Quindi qui e esco da qui, mi vado a reinserire qui. Ecco. Quindi esco da qui e mi vado ad inserire nel forellino di lato e tiro. Ecco qua.
ho inserito le mie quattro pip. Adesso esco da qui, da questo foro, mi vado ad inserire nel foro della mia pip, tiro e vado a prendere una diabolo. Mi vado ad inserire nel foro della pip e tiro un'altra diabolo nel foro della pip seguente. Così un altro diabolo. Foro della pip seguente, così tiro e poi andiamo ad inserire l'ultima diabolo. Ci inseriamo sempre nella pip seguente e tiro. Ecco qua il nostro modulino. Adesso vado a fare un giro tra tutte le mie perline e ci vediamo tra un po'. Ecco qua. E questo è il nostro modulino di partenza. Ok, adesso io sto uscendo da questa pip, vado ad inserire 3 super 2 sul lago e mi inserisco nel foro della pip seguente e tiro ancora 3 super 2, 3 super 2 e mi vado ad inserire nel foro della pip seguente, così ancora 3 super 2, ci inseriamo nel foro della pip seguente e inseriamo le ultime super 2 di questo giro. Ok, ci andiamo a inserire sempre nel foro della nostra pip seguente. Ok, così tiriamo su i nostri petali, così. Adesso io sto uscendo da questa pip, passo nelle mie super duo foro basso, così. Ok, e poi ripasso nel foro alto in questo modo. Adesso vado ad inserire una super 2, un'altra super 2, così, e 5 rocaille 11 0 sul lago. Ok, sono 5 rocaille 11 0 sul lago, mi vado ad inserire nel foro alto della super 2 seguente e tiro. Ok, così ancora inseriamo 2 super 2, quindi una e due. Inseriamo ancora 5 rocaille 11 0 sul lago, 4 5, ok, e ci andiamo ad inserire nel foro alto della super 2 seguente. Ok, quindi faremo anche qui, metteremo qui anche qui 2 super 2, 5 rocaille 11 0. Ci andremo ad inserire nel foro alto della super 2, altre 2 super 2, altre 5 rocaille 11 0 e ci andremo ad inserire qui. Quindi ci vediamo tra un po'.
Allora, abbiamo finito il nostro giro, sto uscendo con... ho messo il lavoro al rovescio per comodità, sto uscendo dal foro alto di questa Super Duo, passo nelle mie Super Duo e esco da questa. Poi ci portiamo nel foro alto della Super Duo, così andiamo ad inserire due Super Duo, così, poi tre rocaille l'11-0, 2 e 3, e ci inseriamo nella perlina centrale del picot, quindi la terza perlina, e tiriamo ancora 3 rocaille 11-0, 3 11-0 sul lago, e saliamo nel foro alto della Super Duo. Andiamo ad inserire 2 Super Duo, 1, 2, così, ancora 3 rocaille 11-0, 3 11-0 sul lago, e ci andiamo a inserire nella perlina centrale del picot, e tiriamo altre 3 11-0 sul lago, 1, 2 e 3, e ci spostiamo nella Super Duo seguente, altre 2 Super Duo, così, altre 3 rocaille 11-0, aspettate che mi preparo un po'. Allora, 1, 2, 3, perlina centrale del nostro picot, così, altre 3, 11-0 sul lato, foro alto della Super Duo seguente, altre 2 Super Duo, così, poi allora 3 rocaille 11-0 sul lago, perline del nostro perline centrale del nostro picot, così carichiamo altre 3 rocaille 11-0 sul lago e risaliamo nella nostra Super Duo, così. Ecco qui, è praticamente una parte di modulo, l'abbiamo terminata. Adesso io risalgo nel foro alto della mia Super Duo e vado ad inserire una Super Duo del primo colore, perché ho usato due colorazioni, questa che è la pastel burgundy e questa che sono le pastel lila. Ok, fatta la mia puntina, carico 2 11-0, mi inserisco nelle prime 3 rocaille 11-0, e poi io ho preso gli Swarovski da 2,5 mm, e quindi vado ad inserire questi. Però penso che vadano bene anche i mezzi di stabilità 3. Comunque adesso li prendo un attimino, facciamo una prova subito al volo. Un attimino. Allora, ho preso sia un bicono da 3 che un mezzo cristallo da 3 mm. Quindi proviamo con il mezzo cristallo
da tre. Sì, diciamo che potrebbe andare bene anche il mezzo che starò da 3 mm. E adesso proviamo il bicono da 3. Allora, tanto che togliamo il mezzo cristallo e proviamo il bicono da 3. Allora. Possiamo metterci anche il bicono da 3 mm. Ok, però io preferisco quello da 2,5. Quindi prendo il mio Swarovski da 2,5 mm e mi vado a inserire nelle tre rocaie successive e tiro. Ancora 2 11,0 sul lago e vado ad inserirmi nel foro alto della mia Super Duo e tiro. Adesso vado ad inserire nella mia punta la Super Duo del primo colore, tiro 2 11,0 sul lago, vado ad inserirmi nelle tre rocaie 11,0 successive e tiro. Qui vado ad inserire di nuovo il mio svaroschino da 2,5 e poi ripasso nelle tre rocaie successive e tiriamo 2 11,0 sul lago. E mi vado ad inserire nel foro alto della mia Super Duo e vado ad inserire la mia Super Duo del primo colore. Così. Ok, abbiamo quasi terminato. Adesso altre due 11,0 sul lago, ripasso nelle mie prime tre rocaille. Così. Prendo il mio Swarovskino e rientro nelle mie tre rocaille 11,0 successive, queste, e tiro così. Poi inserisco altre due 11,0 e mi porto nel foro alto della mia Super Duo. Qui invece di mettere la Super Duo, andiamo ad inserire la nostra goccina, così. Quindi 1, 2 e 3 rocaille, mi vado ad inserire nella goccina una 11,0. 1,11,0 la porto in fondo al filo vicino alla goccina e passo solo nella goccia, così, e tiro. Adesso rientro in due rocaille 11,0, in due rocaille 11,0, tiro, sì, mi sono legata, ok, aspettate che ho legato tutto, ok, e un'altra 11,0 sul filo e mi vado ad inserire nel foro della Super Duo accanto a dove siamo entrati. Ok, così abbiamo inserito la nostra goccina. Adesso esco da qui, devo inserire ancora due rocaille 11,0, quindi 1, 2, passo nelle mie
prime tre, perché su questo lato non abbiamo inserito lo sudaroschino, così prendo il mio sudaroschino, lo vado a inserire sul lago e poi passo nelle mie tre rocaille successive e tiro. Poi qui vado a prendere altre due 11-0 11-0 e mi porto nel foro alto della Super 2. Ecco qui. E così il nostro modulo Comet è terminato. Adesso io risalgo fino ad arrivare a questa punta qui, vado a fare la solina, quindi esco da qui, rientro nella Super 2. Oggi peggio degli altri giorni, mi sto legando dappertutto. Nella Super 2 rientro qui. Ripasso in tutte le rocaille, così, tiro, passo nello svaroschino, ok, nelle altre rocaille. Così, poi passo nel foro alto della Super 2, nella Super 2 e rientro nel foro alto. E qui vado a caricare 6 rocaille, 15, ce ne mettiamo da 15, quindi 6 o 8, adesso vediamo quanto la vogliamo fare larga, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, facciamo 8, 8 rocai 15, 0 per creare la nostra solina e poi vado ad entrare nel senso opposto da dove sono uscita, tiro e ho creato la mia asolina. Adesso ripasso un paio di volte in tutte le rocaille 15. Attimo che accorcio un po' il filo. In tutte le nostre 15, quindi qua. Adesso ripasserò ancora una volta nelle mie 15-0, poi praticamente farò un nodino nascosto. Ripasserò ancora il filo nella lavorazione in modo da poi da tagliare il filo e fermare tutto, insomma, e chiudere la lavorazione. Quindi questo è il nostro modulo Comet, semplicissimo da fare anche questo e abbastanza veloce. E poi volevo provare a fare anche il tutorial della croce. Ragazze, spero che vi sia piaciuta e vi sia piaciuto il modulo e niente, adesso praticamente mi metto a fare il tutorial della croce magari in un'altra colorazione. Ok, ciao ragazze, buon lavoro.